Senta, è possibile conciliare il dialogo e la paura? Perché è innegabile che le persone abbiano paura del terrorismo, naturalmente, di tutta questa situazione che si è creata a livello internazionale. Beh, la forza dell'Occidente è sempre stata quella, partire dalla propria identità e dalla propria cultura e dialogare con tutto il mondo. Quello che vogliono i terroristi è esattamente quello di, come dice anche il libro di Alfano, è quello di creare la paura di vivere, la paura di poter continuare a testimoniare quello che è sempre stato l'Occidente, cioè la grande libertà. Come ha detto il Cardinal Scola, credo che non c'è verità senza libertà e la verità la si può trasmettere solo se si rispetta la propria libertà e la libertà altrui. Prevenzione, sicurezza, ma avere paura vuol dire non essere più liberi. Ecco, le opposizioni hanno spesso attaccato chiedendo più controlli alle frontiere, soprattutto anche via mare, e non hanno escluso che possano arrivare anche dei presunti terroristi o anche dei terroristi con i barconi. Lei cosa ne pensa? Servirebbe più controllo? Beh, intanto purtroppo che come si è visto in Francia, i terroristi, o in Belgio, i terroristi sono persone di prima, di seconda, terza generazione che sono cittadini francesi o cittadini belgi, e poi questo ci fanno porre delle domande che poi, nonostante abbiano vissuto per decenni e vissuto nella cultura occidentale, hanno abbracciato poi il terrorismo, provocando morte e distruzione. La sicurezza bisogna sempre non solo tutelarla, ma prevenirla e controllarla. E quindi, però, i dati che ha dato oggi anche il Ministro degli Interni mi sembra che dica che l'Italia sta facendo con forza la sua parte. Anche il Commissario europeo ha riconosciuto questo lavoro che l'Italia sta facendo in collaborazione con l'Europa. Non bisogna mai abbassare la guardia. Ultima domanda: l'esito delle elezioni francese può insegnare qualcosa in vista delle amministrative e esclude una coalizione unita per il centrodestra a Milano, per esempio? L'esito della coalizione francese dovrebbe insegnare al centrodestra che se va alla destra si perde e perde, perché i francesi come gli italiani non vogliono le posizioni estreme, non vogliono i radicalismi. Il centrodestra ha sempre avuto una grande caratteristica, che è quella di avere una proposta moderata che poi si è alleata con chiunque poteva dare il proprio contributo. Oggi mi sembra che ci si stia schiacciando su posizioni molto estreme. La Le Pen è alleata di Salvini e non è mia alleata. I francesi hanno sconfitto la Le Pen, qualche riflessione anche in Italia dovrebbe esserci.